Salute a tutte e tutti. Adesso voglio fare uno streaming leggero, leggero, giusto così per gradire i vostri ascolti dal vivo. E poi perché con gli effetti speciali devo prendere la mano. Se sono effetti speciali, si devono usare una volta ogni tanto. Se no, non sono più speciali. Anzi, non sono più degli effetti, sono dei rumori ordinari. E quindi applausi, fischi. Li farò una volta ogni tanto. Come il collutorio. Beh, stavo facendo il calcolo, 19 e 20 più 4 fa 24, 23 e 20. Addirittura un lapsus, mi sbagliavo. 23 e 20. Perché mi trovo qua? Perché andavo ad editare un video, un nuovo video. Di saluti a tutti quelli che mi seguono nel mio canale Santen Chan YouTube, Vimeo, Dailymotion, Facebook, Twitter. E ho detto, beh, accendo il microfono. Magari non è così tanto tardi. Di là. Magari sono le 23:20. E chissà che farà la gente là. Chissà che farà ogni abitante di là. Soprattutto pensando a casa al palocco. Piazza, la via di Casal Palocco, il cinema drive-in che poi gli hanno cambiato nome, è diventato drive out. E in questi giorni, anzi non so, forse settimane di più, che mi è arrivata notizia della morte di Little Tony, io mi sono ricordato di un episodio che è successo nel drive out di Casal Palocco, Azza. Allora mi ricordavo di, scusate l'interruzione, mi ricordavo di questo episodio di quando nel 94-96 hanno fatto un'esposizione di macchine da corsa e anche c'erano degli stand commerciali. C'erano delle bancarelle che vendevano prodotti caratteristici, tipici, miele, queste cose qua. Addirittura vendevano dei contratti di assicurativi, delle polizze per auto. E poi c'era il clan di Little Tony. Anche mi sembra che c'era Bobby Solo e c'erano un mucchio di auto, Ferrari, Maserati, Lamborghini.
e si sono messi a girare in circolo tutto intorno. Hanno fatto un gran casino, non potevano frenare le macchine e si sono fatti prendere dalla tentazione di correre. Due o tre macchine sono finite su uno stand e hanno investito un ragazzo che faceva parte lì della fiera. E gli hanno schiacciato una gamba, non so se gliela avranno dovuta amputare, però mi sono ricordato questo quando ho sentito della morte di Little Tony, della corsa di macchine che hanno fatto al drive out nella fine degli anni 90. Adesso il movie maker dice che la pellicola è pronta. La pellicola è pronta e quindi devo eccola qua. E che è venuto in gran formato, ma pesa poco, perché dura incredibilmente solo 1 minuto e 18. E quindi adesso subito la sparo. Vediamo. Ecco qua, la sto caricando. Com'è che non si carica? Ah, adesso. 16 minuti ci impiegherà a caricarsi. Allora dicevo di quella pazza corsa di... non so se c'era Little Tony pure lui, chi è che ha investito il giovane, ma poi tragicamente si interruppe tutto, perché nella ghiaia sono scivolate le macchine, non so, si sono pure sbattute fra di loro delle macchine. Tutti erano impazziti per la velocità, per il ruggito dei motori che chiedevano velocità. Non so, fu una cosa pazzarella, pazzarella. Scusate dell'interruzione, ma è così, stando in una stazione radio che è domiciliata nella propria stanza, ci sono delle interruzioni tecniche, diciamo. 11 minuti a che si carichi il mio nuovo video in YouTube, ma non è tutto. Che adesso prendo diciamo ecco qua di Dailymotion e Vimeo. Io so già il codice d'accesso a memoria, quindi ecco fatto che entro. Invece di Dailymotion, sempre il mio account Santenchan, lo devo vedere in un quaderno. Perché se no non me lo ricordo.
Allora, che faccio? Il Vimeo. Subir. Scaricare. No, meglio, caricare. Selezioniamo un video. Sant'Enchan vi saluta tutti. Io ormai non voglio mettere molto per la descrizione. Perché tanto sono sempre io. Vediamo Dailymotion che non mi carica. Non mi va di fare il classic upgrade, però. Ah, ecco, finalmente ha pigliato. Oh, ha pigliato. Canale. Videojuegos, video y estilo, tecnologia, notizie politica, sezzi no, perché io non sono sezzi. Notizie politica, motor, gente. Gente. Sarebbero saluti. Idioma, e credo che voi lo sappiate, italiano. Non c'ho purtroppo nessun materiale osceno come. Per dire che è un materiale speciale mio. Descrizione come il titolo. Allora, in Dailymotion, nel mio canale Sant'Enchan, il video che sto caricando sarà disponibile in circa 32 minuti. Invece, nel mio canale di Vimeo, il video sarà disponibile in 30 minuti. Almeno è quello che si legge adesso. In YouTube in 12 minuti, perché ho cominciato un po' prima. E adesso conformiamo. Canale di YouTube. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.
Pensando ecco, ho fatto 13 minuti, che vi sembra? 13 minuti che mancano. E adesso finiamo. Mi sono preso ogni tanto delle pause. Questo programma forse lo cancellerò perché sto qua editando. Vi chiedo scusa se non ho continuato a parlare per molto tempo, però è che mi tengo qua occupato a mettere le descrizioni e tutto il resto. Ecco qua, già ho salvato delle caratteristiche dei programmi. Quindi anche carico in sai che cosa? In Facebook. Però voglio trovare voglio trovare di mettere delle note d'accompagnamento al video che carico in Vimeo. Che siano degne d'autore.
Ecco qua, è monetizzato. Non voglio che facciano, che attacchino il mio video in altre parti. E ecco qua la descrizione che cercavo. Ecco qua. Meglio questa descrizione. Sembra che troppa descrizione per devo per forza tagliare qua. Ecco, tanto una descrizione vale l'altra. Beh, come dire, ho voluto stare insieme a voi mentre editavo dei video. Mi rendo conto invece che il programma è venuto a una chiavica. Però che ci posso fare? Due cose allo stesso tempo non le so fare. Si vede che qua non me ne esce manco una. Adesso metto Sant'Enchan, vi saluta tutti. Dei messaggi per Google Plus, Facebook e Twitter. Non ho usato adesso gli effetti speciali perché poi ho visto che bisogna avere un testo per saperli inserire, se no vengono alla cavolo di cane, no? Che te frega, che te frega. Grazie per tutti quelli che votano favorevolmente i miei video, che
mi sostengono, mi ammirano e magari non mi stirano, perché una volta si dicevano stira e ammira. Beh, se volete scrivermi i dati, che qua inizia a parlare qualcosa. Ah, ecco, sono io. Tanto per cambiare dico quello che faccio. Ah, ecco. Ah, ecco, sentite questo video. Che testimonianza struggente. Anche perché quando uno dice adesso finalmente iniziamo ad ascoltarlo, si incanta, no? Però sentite questo video di Santen Chan del canale YouTube Santen Chan, che si intitola Saluti e ringraziamenti per le 6.000 visioni e 78 iscritti nel mio canale di YouTube Santen Chan. Adesso tutte quelle cifre sono superate, ciò Santen Chan ha più iscritti e più visioni. Però sentite che testimonianza. Niente. Ecco, bravo. E allora perché li hai visti? Ah, anche poeta. Indeciso. Bello. Sta parlando per assurdo. Poi ogni tanto il video si interrompe, si taglia. Però è bello vedersi, guardarsi. Ah, anche il gioco di parole. Ah, beh, allora va a finire lì, il movimento Santen Chan. Perché non ci avevo pensato prima? Che allegria. Adesso? Ecco che è meglio. Dove là? Ah, vabbè. Interessante, oh. Le affermazioni di Santen Chan. Beh, non ho parole. Anzi, fra poco non avrò parole perché sono già 45 secondi che mi rimangono. Quindi vi saluto a tutti, scusate di questa diretta improvvisata che ho fatto editando dei video, quindi non ho fatto né la diretta né magari ho editato molto, però mi raccomando, non lasciate di seguirmi, di iscrivervi al mio canale Santen Chan di Spreaker, non lasciatemi solo, mandatemi dei messaggi, chiedetemi delle cose, così farò un programma a misura una volta ogni tanto. Datemi degli spunti, io sto qua, vi aspetto, vorrei che sia una radio più interattiva, magari leggerò delle email. E scrivetevi, non avere paura, non avete paura. Ciao, vi saluto tutti. Vediamo adesso quando si spegne solo questo. Zero.